Si parla spessissimo e anche a sproposito di neoliberismo, confondendo la situazione economica attuale che c'è in Italia e nelle altre democrazie occidentali con il libero mercato. Allora, questa immagine, comparsa sul sito, cioè sulla pagina Facebook degli individualisti, questa immagine ci spiega che in realtà, quello che c'è oggi è tutt'altro che un libero mercato. Vediamo quindi insieme quali sono le caratteristiche del libero mercato, o almeno quali dovrebbero essere. Lo Stato dà i soldi alle banche? Siccome lo Stato dà i soldi alle banche, sì, allora non è libero mercato. Quindi già soltanto per questo non viviamo in un libero mercato del denaro. Proseguiamo. Lo Stato dà soldi ad alcune imprese? Sì, quindi non è un libero mercato. Andiamo avanti. Lo Stato impedisce la concorrenza nei settori in cui offre i servizi, cioè lo Stato spesso è monopolista dei servizi che offre, certo, quindi non è libero mercato. La burocrazia impedisce alle nuove imprese di inserirsi nel mercato? Certamente sì, non è libero mercato. Le multinazionali sono favorite dalle leggi dello Stato? Sì, e quindi non è libero mercato. Vediamo allora quali sono in successione tutte le condizioni per parlare davvero di libero mercato. Lo Stato dà soldi alle banche? No. Lo Stato dà soldi ad alcune imprese? No. Lo Stato impedisce la concorrenza nei settori in cui offre i servizi? No. La burocrazia impedisce alle nuove imprese di inserirsi nel mercato? No. Le multinazionali sono favorite dalle leggi? No. Ok, adesso è libero mercato. Quindi è una situazione infinitamente diversa da quella che c'è oggi. Dunque oggi, se lo vogliamo chiamare neoliberismo, va bene, ma non è il libero mercato. Il libero mercato non c'entra niente. Dunque, in conclusione, non confondiamo il libero mercato con il neoliberismo.